La memoria non è un ricordo, ma un filo che lega il passato al presente ed è proiettato nel futuro. Fare memoria del passato è importante se vogliamo che quel passato, che può tornare, non torni mai più. Sono le parole di Piero Pietrasina, uno degli ultimi sopravvissuti al lager di Auschwitz-Birkenau, dove all'età di circa 15 anni, nel maggio del 1944, Piero Pietrasina fu deportato insieme a tutti i componenti della sua famiglia, erano in 8. E solo lui di questi 8 sopravvisse, furono gli altri, furono tutti assassinati. Piero Pietrasina purtroppo è morto 3 anni fa e come lui, in questo particolare momento che stiamo vivendo, di pandemia, sono tanti altri, sono i testimoni che sono morti per Covid. E abbiamo ancora pochi testimoni, tra questi Liliana Segre, che in questi giorni è una tra i grandi elettori del Presidente della Repubblica. Come ogni anno qui a Vietri sul Mare, grazie alla Congrega Letteraria e all'amministrazione comunale di Vietri sul Mare, ricordiamo il giorno della memoria, istituito dal Parlamento italiano il 20 luglio del 2000, per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni subite. Il 27 gennaio del 2000 cancelli di Auschwitz. È un nostro dovere quindi celebrare questo giorno della memoria e noi lo faremo questa sera grazie all'intervento del sindaco del comune di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, al dottore Vincenzo Pedati, dottore di ricerca in storia, e del dottor Mariano Carletta, laureato in gestione e conservazione del patrimonio artistico di Prato, dottorando di ricerca sulla storiografia dei movimenti ereticali all'Università di Salerno. A concludere gli interventi sarà il professore Antonio Garcia, già docente di latino e greco e di scienza dell'Italia, direttore artistico della Congrega Letteraria, insieme ad Alfonso Vincenzo Mauro, che è lì alla regia e che sta appunto proiettando le immagini di questo incontro sulla pagina Facebook della Congrega Letteraria. Ogni anno, qui a Vietri sul Mare, ormai da molti anni, abbiamo incontrato tanti personaggi, tanti testimoni dell'Olocausto. Abbiamo incontrato Ugo Foà, Rico Modigliani, abbiamo incontrato Lia Tagliacotto, Miriam Pinariccia, già quando il sindaco Giovanni De Simone era assessore alla cultura. Ci troviamo nell'aula consiliare del comune di Vietri sul Mare, dopo che è stata restaurata in modo veramente incredibile, quasi un miracolo compiuto dall'architetto Antonio Sorcellino, riproponendo appunto quelli che erano gli affreschi del 600 che poi erano stati ridecorati nel 700 e successivamente coperti, purtroppo non si sa perché, da una carta da parata e da una zoccolatura della parte inferiore. Veramente ha compiuto un grande miracolo l'architetto Cocciolino, che è un vanto di questa terra di Trento, un vanto di tutta la nostra regione, che ha restaurato il Michelangelo di Mosè, il Mosè di Michelangelo, ha restaurato l'Arco di Traiano, la Cappella Pitti e tante altre, ha anche scritto innumerevoli libri perché è un grande esperto di arte di nascita. E grazie a un cospicuo, corposo finanziamento che riuscite ad ottenere il sindaco di Simone, siamo riusciti ad avere veramente questo miracolo grazie a Sorcellino, che possiamo ammirare. Purtroppo non so se Alfonso è riuscito a inquadrare almeno una parte di queste opere bellissime. Quindi direi di passare direttamente la parola al sindaco Giovanni di Simone, che già, appunto, come dicevo, ricordavo, già da quando era assessore alla cultura ci ha sempre tenuto, ha voluto sempre fortemente organizzare questi incontri per il giorno della memoria insieme alla Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. Prego. A San Giro la scrive perché veniva un salone restaurato, come ha ben evidenziato, meglio, c'è un po' d'eco, quindi
non avendo dei mezzi di superpotenti, siamo costretti ad abbassarci anche la maschera, nonostante comunque ci sia sempre la pandemia che purtroppo fa ormai da padrona anche su quelle che sono le varie notizie, mi fanno segno di alzare la voce e parlare più ampiamente. E purtroppo abbiamo, devo dire, abbiamo questa difficoltà per quanto riguarda il mezzo di comunicazione e spero che da casa ci possano sentire. Devo dire grazie alla presenza qui del dottor Ciarretti, del dottor Ciarretti, ringrazio di essere qui oggi con noi e ovviamente il nostro ospite poi è un pietrese, Vincenzo Pedace, che non è la prima volta che viene qui a parlare anche lui di quello che è stato l'Olocausto, la Shoah, ma un po' anche di tutti quelli che sono i perseguitati della storia dell'umanità in certo modo. Devo dire poi grazie ovviamente a te, Lendo, che sei sempre così gentile a essere presente, a presentare, scusami il bisticcio di parole, quella che sono le manifestazioni culturali del Comune di Vinsulmare e ovviamente della collega del teatro, in cui abbiamo il nostro tecnico attualmente, diventato tecnico Alfonso Mauro, non vediamo subito gli schemi, e il professore Antonio Gazzini, che anche lui, devo dire, sicuramente saprà darci qualche riferimento storico anche sul video sul mare, quello che è stato sul mare, il periodo delle leggi razziali. Negli anni, devo dire, noi abbiamo fatto tanto, ma io ho sempre cercato di evidenziare anche quello che è la colpa italiana in un certo qual modo, perché le leggi razziali, purtroppo, anche il nostro Stato durante il fascismo le ha adottate nel 38, quindi abbiamo anche noi una colpa che in un certo qual modo storicamente ci è stata rincorata, ma a pieno titolo anche noi siamo responsabili di quello che è accaduto e di quello di aver seguito quello che era l'ideale nazista, e quindi anche noi abbiamo attuato quelle leggi. E proprio qualche giorno fa leggevo un libro di Bruno Vespa, c'è una parte nella quale racconta le testimonianze di alcuni, ormai non più giovani, all'epoca erano bambini, che andavano a scuola e dalla sera alla mattina, mi sembra per il ottobre, quando furono adottare le leggi, furono espulsi da scuola. E questi bambini chiedevano perché, cosa ho fatto. Praticamente gli insegnanti, i professori, con grande difficoltà, alcuni con grande umanità, ma tanti senza nessuno studio, dicevano no, sei ebreo, perché non puoi stare più a scuola. Ecco. Solo questo, oltre a quello che tutti sappiamo, quello che è capitato, pensate a un bambino che viene cacciato, viene espulso a causa di una diversità di nascita, che poi quella era la diversità che poi c'era anche il manifesto della razza italiana qui in Italia, non si capisce poi realmente, essendo stato forse il territorio che era quello più conquistato, con quello che ha avuto più storia dall'antica Roma, la Grecia, gli Etruschi, quelli che poi sono stati tutti i domini dal sud al nord Italia, quale razza italica esiste? E come si è portata avanti queste idee? Venendo al presente, venendo a oggi, quelli che sono i nuovi fascismi, quelli che sono i nuovi fascisti, che ancora in un certo qual modo richiamano quello che è stato il periodo del ventennio fascista italiano, si ripropongono anche nella politica e non so con quale coraggio possono avere determinate idee, ancora portare avanti determinate idee. È bello il titolo che avete scelto, perché poi c'è il diverso in Europa e ancora oggi c'è forse un forte dibattito su quelle che sono alcune norme, anche oggi, dicevo un pochino sui social, quando abbiamo pubblicato il manifesto di questo evento, c'era chi diceva un tema attualissimo, perché oggi noi siamo, qui siamo Novartis,
anche noi siamo perseguitati, quindi questo potrebbe essere uno spunto di riflessione che faccio ai due professori. In certo qual modo forse anche noi stiamo oggi facendo delle differenze. Io sono delle persone che dice vaccinare perché è una questione di salute. Però dove nasce quella differenza? Qual è il limite? E quando ci viene imposta una legge, qual è la cosa? Parliamo di cose differenti, totalmente diverse, però a volte a noi bene qualcuno ha cercato di, cioè se non ha cercato di giustificarsi. Sempre attuate, a volte le leggi sono sbagliate. Ma la colpa si ha, e chi ha attuato quelle leggi negli anni, soprattutto del 43, quando poi si iniziano, quella che era la soluzione finale, cioè il massacro, il ciclo degli ebrei, effettivamente, chi ha eseguito quei decini, quanta colpa e come potrebbero essere mai perdonate nella storia? Questo è quello che faccio, è una domanda a quello che è un elettorato di destra estrema che ancora oggi parla di queste teorie che effettivamente non dovrebbero avere nessuna valenza storica, dovrebbero essere le teorie dimenticate, quello che hanno fatto va ricordato. Quindi noi come amministrazione comunale, come dall'assessore, oggi come sindaco, abbiamo voluto dare sempre questi. La cosa che a me un pochino ha dato fastidio in un certo qual modo in questi giorni è che se ne è parlato poco, non so se avete notato, forse presi dalla elezione del Presidente della Repubblica, forse presi da quella che è l'emergenza Covid, si è parlato abbastanza poco, questo è qualcosa che devo sottolineare. Ed è tanto meglio quelle che sono le visioni storiche, di paragonare alcuni eccidi della storia a quello che è successo nel periodo nazifascista, perché le persecuzioni che sono state attuate in quel periodo storico effettivamente erano semplicemente delle persecuzioni prodotte verso persone che non avevano una colpa, non erano oppositori politici, non erano persone che avevano una posizione di guerra, non stavano facendo una guerra. Erano persone normalissime come me, che domani mattina qualcuno potrebbe dedicarlo per essere sterminate. Questo è in effetti quello che è successo in quel periodo. E credo che sicuramente sia Vincenzo Del Vasco, sia il professor Ciarretti ci potranno illuminare su perché, quali sono state le motivazioni reali. E quello che si vedeva poi questo ragazzo, ormai anziano, Vesti, in quel libro di Bruno Vesti, io non ho capito ancora oggi cosa ho fatto e perché. E poi c'è da dire che le leggi razziali non erano soltanto verso gli ebrei, ma verso gli slavi, verso i diversi, verso i diversamente altri, verso gli omosessuali. Quindi quello che è successo in quel periodo non può essere dimenticato. E dobbiamo portare avanti questa memoria affinché non accada più. Quindi, vi ringrazio e poi lascio la parola a voi e faccio un saluto a tutta l'amministrazione. Grazie al sindaco Giovanni Di Simone, naturalmente qui non c'è pubblico che può ringraziare, tecnici, portiamo un certo omaggio al posto di Giovanni Di Simone che ha ricordato appunto le leggi anti-ebraiche del 1938, leggi che purtroppo furono approvate all'unanimità dai 389 deputati presenti in Parlamento. Quelle leggi erano un'ingiustizia e non ci fu un solo deputato che disse no, non è giusto. Anzi, tutti alla fine della votazione si alzavano applaudendo e gridando più volte luce, luce, luce. Quindi in quel momento per gli ebrei iniziò un periodo d'inferno e questi ebrei, ma non solo, come ricordava il sindaco Di Simone, testimoni di Geova, omosessuali, disabili, tutti
soldati di altre fazioni, tutti furono torturati, e lo abbiamo visto in tanti documentari, in tanti film. E soprattutto questi film ci hanno fatto vedere ciò che succedeva ad Auschwitz. Abbiamo visto l'altra sera Lezioni di Persiano, che ha avuto veramente un grande ascolto, una grande audience, più di 2 milioni di persone hanno visto questo film, e che ci raccontano, tanti altri, i film che raccontano la Shoah, che raccontano l'inferno e l'orrore di Auschwitz. E di Auschwitz chi parlerà? Il nostro dottore Vincenzo Pelace, di cui vi leggo un breve curriculum. Laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali e in scienze politiche presso l'Università degli Studi di Salerno, dottore di ricerca in studi storici presso il dottorato in studi linguistici, letterari e storici dell'Università di Salerno, in cotutela con la Pontificia Università Javeriana di Bogotà, con una tesi dal titolo La rivoluzione cubana in Colombia 1958-1974. I suoi temi di interesse sono la storia globale della sinistra, la guerra fredda in America Latina, la guerra fredda culturale, la storia delle idee, la storia degli intellettuali, i sistemi politici e le rappresentazioni politiche del Novecento. È socio della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, del Centro Interuniversitario di Storia Culturale di Padova. È cultore della materia di storia contemporanea, storia e civiltà contemporanea, storia della storiografia, didattica della storia e storia dell'economia e dell'agricoltura nel Mezzogiorno. È segretario del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Conflitti. Io quindi vorrei passare la parola a Vincenzo Pelace, che partirà appunto dal raccontare quella che è un po' la storia di quando le truppe russe appunto scoprirono cosa c'era, l'orrore che c'era ad Auschwitz, contestualizzando naturalmente un po', come chiedeva il signor De Simone, a quello che sta accadendo oggi. Prego. Grazie. La mascherina e inizio con il ringraziare per l'invito, la congrega letteraria, nelle persone di Alfonso Mauro e di Torino Garzia, e l'amministrazione comunale nella persona di Giovanni De Simone, e infine Aniello per la presentazione e per la presenza costante degli appuntamenti della congrega. Ricordava Aniello, e così come Giovanni, il sindaco, questo è l'ennesimo evento organizzato per ricordare la giornata della memoria. Ricordo di aver dato una mano nell'organizzazione, almeno degli ospiti, in numerose occasioni, ed è molto piacevole e importante per me poter intervenire oggi, in cui ho voluto coinvolgere un mio collega di dottorato, vecchio collega di dottorato, infatti io ho finito, e Mariano è in conclusione del suo percorso, un giovane studioso di Mercato San Severino, una persona molto preparata e che studia appunto tematiche che riguardano le correnti ereditarie, possiamo dire, durante la storia moderna soprattutto, quindi una persona molto preparata sul tema e che può offrire un contributo importante alla discussione di oggi. Quindi una volta fatti i ringraziamenti, io colgo l'invito di Anello di parlare rispetto all'evento che si commemora oggi. In particolare il 27 gennaio del 1945 è la data denominata Giornata della Memoria, in quanto in quel giorno si ebbe la liberazione da parte delle truppe sovietiche del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Ebbene, io partirei con una citazione di Vasilij Grossman, che è un giornalista, nonché scrittore russo, autore di numerosi libri importanti e soprattutto di numerosi reportage anche di guerra, dovuti anche al suo impegno da giornalista durante
la liberazione, quindi il percorso dell'Unione Sovietica, dell'Armata Rossa verso, diciamo, il centro dell'Europa. In particolar modo lui ebbe la possibilità di entrare in alcuni campi di concentramento, tra cui Treblinka, e da cui fece uscire anche un libro successivamente. In particolare Vasilij Grossman, rispetto a questa esperienza, quindi raccontando l'esperienza del campo di concentramento di Treblinka, disse: nel suo inferno Dante non le vide scene come queste. Questa, diciamo, è una frase, potremmo dire, ad effetto, una frase molto importante, che ci riporta al tema e all'importanza, quindi, della discussione di oggi, all'importanza della scelta da parte delle Nazioni Unite di svolgere questa giornata in memoria della Shoah, di tutti i morti e, diciamo, delle atrocità, quindi il ricordo delle atrocità che si svolsero durante la Seconda Guerra Mondiale, e in particolar modo, quindi, a discapito degli ebrei, delle minoranze. Abbiamo parlato già di Sinti, di Rom, di omosessuali, di disabili, e perché, diciamo, non vanno dimenticati gli atti che abbiamo commesso noi, in particolare del popolo europeo. Poi arriviamo anche alla sollecitazione del sindaco, diciamo, verso la fine. In particolar modo io vorrei dare qualche informazione rispetto al campo di concentramento, rispetto alla liberazione aggiuntiva, rispetto, diciamo, alle notizie che già si conoscono sui campi di concentramento, sul sistema concentrazionario dei nazisti. Auschwitz in particolare, solamente successivamente, una quindicina, vent'anni dopo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, risultò essere il campo di concentramento, si seppe essere, anzi, il campo di concentramento più importante del sistema concentrazionario nazista. Questo perché? Perché soprattutto durante il processo di Norimberga furono utilizzati i filmati o i contributi degli americani, che avevano liberato soprattutto altri campi di concentramento, tra cui Dachau e Buchenwald, mentre Auschwitz era stata liberata dai sovietici. Quindi, nell'opinione, diciamo, comune, il messaggio della liberazione di questo campo di concentramento passò un po' più lentamente, potremmo dire. Ebbene, grazie al lavoro di ricerca, quindi storici, della storiografia, dei ricercatori, ma anche e soprattutto delle persone che riuscirono a salvarsi da questa esperienza, si è ricostruito, quindi, nei decenni successivi, l'importanza di questo campo di concentramento o campo di sterminio, poi spieghiamo anche le differenze, che risulta essere il più grande campo di concentramento della storia, appunto, del sistema concentrazionario nazista, e oltre a essere, purtroppo, diciamo, il campo nel quale si subirono, diciamo, andarono incontro alla morte più persone durante l'epoca nazista. Partirei da tre date in particolare: il 14 giugno 1940, quando circa 728 polacchi furono deportati per la prima volta. Il primo treno che arrivò nel campo di concentramento di Auschwitz fu il 14 giugno 1940. Arrivarono 728 prigionieri polacchi, che non erano necessariamente, potremmo dire, ebrei, non erano stati deportati in quanto ebrei, ma erano per lo più oppositori politici, criminali comuni, persone, quindi, che erano state individuate per entrare in questo nuovo sistema, diciamo, di organizzazione previsto, appunto, dal regime nazista, soprattutto per motivi, diciamo, di lavoro. Poi ci arriviamo. Il 20 gennaio 1942 si svolse la conferenza di Wannsee, durante la quale i nazisti decisero di dare avvio alla soluzione, cosiddetta soluzione finale, cioè lo sterminio di tutti gli ebrei presenti in Europa. La terza data, diciamo, è la data che noi oggi ricordiamo, il 27 gennaio 1945, è quando le prime avanguardie dell'Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento e trovarono circa 7.000 prigionieri ridotti, diciamo, allo stremo, lasciati lì dai nazisti, che avevano abbandonato il campo una decina di giorni in precedenza. Ebbene, il campo che trovarono i sovietici quando arrivarono lì ad Auschwitz era un campo che era diventato, quindi, in questi 5 anni, il luogo nel quale trovarono la morte circa 1,5 milioni di persone, tra cui almeno il 90% si trattava di ebrei. Era un campo non soltanto di sterminio,
ma era un campo, potremmo dire, anche un'eccellenza della cosiddetta razionalità germanica, in quanto era, diciamo, un'efficiente struttura produttiva che serviva soprattutto quindi per l'economia tedesca e soprattutto per l'economia bellica tedesca. Fu costruito in Bologna, quindi a poca distanza da Cracovia, aveva un'estensione di circa 40 km, quindi immaginate la struttura, ed era composto principalmente da tre campi principali e da 45 sottocampi. Ebbene, questi tre campi principali erano denominati Auschwitz 1, che era il primo campo appunto che fu aperto nel 1940, ed era il luogo nel quale si svolgevano soprattutto, diciamo, c'erano soprattutto prigionieri detti al lavoro. Il secondo campo, Auschwitz-Birkenau, è il campo, diciamo, nel quale si svolsero la maggior parte delle uccisioni tramite forni crematori e camere a gas, e lì trovarono la morte circa 1 milione di prigionieri. Il terzo campo, Morovitz, era un campo prettamente di lavoro, era il più piccolo dei tre e fu costruito successivamente, diciamo, agli altri due nel 1942, in quanto più vicino alle stazioni ferroviarie. Diciamo che Auschwitz fu costruita quindi a 30 km da Cracovia per due motivi molto semplici. Uno, perché c'era molto spazio. Sì, quindi, dato che i campi di concentramento erano già stati costruiti in precedenza, serviva molto spazio per organizzare una struttura che avesse delle caratteristiche particolari. La seconda è che c'era un sistema ferroviario che funzionava molto bene. Sistema ferroviario che serviva, ahimè, a trasportare prigionieri di vario tipo e che purtroppo per la maggior parte non tornavano più indietro, e serviva a trasportare anche le merci che venivano prodotte lì intorno. Parlavamo della razionalità tedesca, in quanto intorno ad Auschwitz fu costruito quindi un sistema industriale e produttivo di notevole importanza. Ebbene, noi sappiamo perché, diciamo, poi sono state ricerche, ma anche, diciamo, quando fu scoperto il campo in quel momento, sappiamo che intorno ad Auschwitz quindi risiedevano una serie di fabbriche, di industrie che producevano la gomma sintetica o prodotti per il corpo o altre cose. Si immagini per esempio che quando i sovietici entrarono ad Auschwitz trovarono circa 10 tonnellate di capelli umani conservati che sarebbero serviti quindi all'industria, potremmo dire, esterica, cose di questo tipo. Ebbene, c'erano campi che servivano quindi per l'agricoltura, campi che servivano per l'allevamento, e gli operai, quindi i prigionieri, gli schiavi che si trovavano all'interno di questi campi di concentramento avevano la funzione principale quindi di coltivare la terra, di allevare gli animali, di lavorare con i lavoratori in queste fabbriche. Quindi lo scopo principale, diciamo, per cui furono ideali questi campi di concentramento era far lavorare i prigionieri. Ok, ovviamente questa forza lavoro era una forza lavoro, come possiamo quindi immaginare, abbastanza scontata, una forza lavoro costretta, cioè erano prigionieri che potevano essere, abbiamo detto, prigionieri politici provenienti dall'Unione Sovietica, per esempio, o prigionieri politici provenienti dall'interno della Germania, minoranze che abbiamo già citato prima, ebrei. Quindi, diciamo, c'era una varietà di prigionieri presenti all'interno del campo di concentramento di Auschwitz, che erano tutti contrassegnati da dei triangoli di colori differenti e da un numero che veniva tatuato sulle braccia dei prigionieri. Ebbene, in questa situazione noi possiamo, diciamo, i lavoratori, i prigionieri che erano all'interno di questi campi di concentramento, quindi non morivano soltanto di camere a gas, di forni crematori, ma morivano anche di malattie comuni. Diciamo che buona parte, soprattutto prima del 1942, dei morti all'interno di questi campi di concentramento erano dovute quindi a malattie o a condizioni, diciamo, lavorative che erano insostenibili. Diciamo, potremmo dire quasi che coloro i quali erano costretti a lavorare tra le 10 e le 14 ore all'interno di queste fabbriche erano quasi fortunati rispetto a coloro che erano costretti a lavorare all'aria aperta a temperature anche livello, anche oltre meno 20 gradi, di temperature molto pesanti, che costringevano quindi i lavoratori a lavorare in queste condizioni, in condizioni quindi igieniche anche nei campi di concentramento molto complicate. E quindi, diciamo, purtroppo all'interno di questi campi di concentramento i prigionieri erano sottoposti a queste vessazioni, potremmo dire.
È statisticamente provato che circa il 20% dei lavoratori tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale erano i prigionieri, che erano quindi presenti nel campo di concentramento di Auschwitz, ma anche negli altri campi di concentramento. Ed è allo stesso tempo dimostrato, paradossalmente, che la scelta che la decisione che presero i nazisti nel 1942, quindi della soluzione finale, fu a svantaggio, potremmo dire, della macchina produttiva e della macchina bellica nazista. Questo perché, torniamo un attimo indietro, i campi di concentramento erano, diciamo, uno strumento di prigionia già conosciuto all'epoca, perché già praticato nei decenni precedenti e sarà successivamente purtroppo praticato anche altrove, ma potremmo dire che con la presa del potere, quindi di Hitler nel 1933, si inizia la costruzione di questi campi di concentramento in tutto il territorio tedesco e successivamente nei territori conquistati. Ebbene, a partire dal 1933, quindi, questi campi di concentramento erano dei campi di lavoro prettamente, come abbiamo già detto prima, c'erano prigionieri politici, criminali comuni. Successivamente, diciamo, iniziano ad ingrossare le fila di questi campi di concentramento anche le minoranze e soprattutto quindi la componente ebraica. Ebbene, nel momento in cui, a partire dal 1942, quindi con la conferenza di Guangzhou, e soprattutto quando nell'estate precedente i nazisti iniziano e tentano l'invasione dell'Unione Sovietica, a quel punto, diciamo, la componente ebraica diventa fondamentale per la politica nazista. Perché? Perché andando verso est il numero, diciamo, di ebrei incontrati sul campo di battaglia o in campagna, quindi nei territori conquistati, è un numero abnorme rispetto a quelli che già erano stati deportati all'interno dei campi di concentramento. E che cosa si decide? Si decide che ci sono milioni di morti già, perché la guerra è iniziata già da qualche anno, si decide che bisogna sterminare gli ebrei. Bisogna sterminare sul campo di battaglia, ma se non si riesce a sterminare tutti gli ebrei nei campi di battaglia, bisogna portarli nei campi di concentramento. E quindi a quel punto Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, risulta essere, diciamo, la soluzione per la soluzione finale dei nazisti. I lavoratori che si trovano in quel campo di concentramento ad un certo punto subiscono quindi la decisione presa dai nazisti e iniziano, diciamo, a vedere le proprie vite con il passare dei giorni, diciamo, come potremmo affievolirsi, le loro speranze di vita si affievoliscono. E quindi, potremmo dire, questa decisione da parte dei nazisti, quindi di adoperare, quindi mettere in pratica la soluzione finale, che era un'idea di Hitler già a partire da Mein Kampf degli anni 20, ebbene, questa decisione andò a svantaggio dell'economia produttiva tedesca, dell'economia bellica tedesca, in quanto, potremmo dire, da una parte veniva meno la forza lavoro, quindi dei prigionieri che avrebbero potuto lavorare, invece si decideva di ucciderli, e dall'altra anche, ragionando, diciamo, in termini economici, l'utilizzo per esempio dei treni e delle ferrovie per il trasporto di prigionieri ebrei verso i campi di concentramento aveva un costo enorme, aveva dei costi anche infrastrutturali, quella della costruzione, diciamo, importante, quando potrebbero essere servite queste ferrovie e i treni per poter trasportare munizioni e armi ai soldati, diciamo, verso il fronte orientale, che in quegli anni iniziava a subire un po' di sconfitte, quindi un po' di difficoltà, potremmo dire. Quindi, per concludere, diciamo, questa parte, poi vi lascio, diciamo, giusto due considerazioni. Alla fine del 1944, quindi, le truppe tedesche stavano subendo delle sconfitte su tutti i fronti. L'avanzata dell'armata rossa verso ovest era inarrestabile, e dopo aver conquistato la zona, diciamo, della Polonia occupata dai nazisti, i sovietici avanzarono fino all'arrivo appunto ad Auschwitz. I nazisti avevano già iniziato avevano già deciso di abbandonare il campo di concentramento in questo, diciamo, data questa situazione, nell'autunno, potremmo dire, del 1944, quando poi vedono che l'avanzata dell'armata rossa è inarrestabile, all'inizio del 1945 decidono di abbandonare il campo di concentramento, decidono di distruggere le prove della loro follia
quindi distruggere i due forni crematori, distruggere le camere a gas, distruggere anche tutti i documenti, perché poi è stato complicato, diciamo, ricostruire anche la presenza dei vari prigionieri all'interno dei campi di concentramento. Ebbene, una decina di giorni qui prima, quindi circa il 18 gennaio 1945, i tedeschi decisero di abbandonare il campo di concentramento e di portare con sé una parte dei prigionieri verso nuovi campi di concentramento, quindi per poterli continuare, diciamo, a sfruttare in qualità di lavoratori. Rimasero nel campo di concentramento circa 7.000 prigionieri, che erano quelli che si trovavano nelle condizioni fisiche peggiori, ma tuttavia anche coloro i quali intrapresero questo cammino assieme alle truppe tedesche subirono, diciamo, le intemperie del periodo, la neve, camminare scalzi nella neve, ma anche l'impossibilità di poter mangiare o abbeverarsi per molti giorni, comportarono la morte di molti prigionieri, e tant'è vero che poi furono chiamati, diciamo, questi cammini le cosiddette marce della morte. Ebbene, io voglio concludere questa parte, diciamo, storica sulla sua Auschwitz con le parole di un compianto, di una persona che è morta, un uomo politico morto recentemente e che ha rappresentato l'Italia e l'Europa, diciamo, in questi anni in qualità di Presidente del Parlamento Europeo. Davide Sassoli ha voluto ricordare, diciamo, le esperienze, l'importanza, diciamo, anche della celebrazione di questa giornata della memoria negli anni in qualità di Presidente del Parlamento Europeo. Ricordiamo qualche anno fa, anche per due anni fa, l'invito a Liliana Segre qui al Parlamento Europeo. Ebbene, Sassoli, tra le varie cose, disse: ad Auschwitz si è incarnata la negazione stessa della nostra civiltà. Auschwitz è stata costruita da europei e quello che è successo è figlio della nostra storia. La soluzione finale ha fatto sì che l'inimmaginabile entrasse nell'immaginario e dimostra altresì che ciò che può essere immaginato, coadiuvato dalle circostanze, può essere portato ad incarnarsi. Ebbene, questo, diciamo, è un messaggio che Davide Sassoli ha voluto lasciare in qualità di Presidente del Parlamento Europeo per chiedere, per invocare che le atrocità che si verificarono durante la Seconda Guerra Mondiale non si ripetano più. Io penso che, venendo, diciamo, alla sollecitazione di Giovanni, quindi del sindaco, e poi giusto due minuti vi taccio, le provocazioni che viviamo in questi giorni, io stesso ho pubblicato l'evento della congrega e c'è stata una persona che mi ha commentato paragonando quindi lo sterminio degli ebrei ai Novax, diciamo, a quello che subiscono i Novax. Capisco le difficoltà del momento, e le difficoltà sono anche e soprattutto delle famiglie che hanno perso i loro cari, dei medici e degli infermieri o degli amministratori che sono costretti da due anni a fronteggiare questa emergenza, e di tutti noi che viviamo questa emergenza non piacevole. Paragonare un'esperienza del genere a questa, diciamo, è una forzatura, oltre a ignoranza, potremmo dire, della storia. Perché è giusto dire che queste esperienze non si possono ripetere, non si devono ripetere, perché, come diceva Sassoli, Auschwitz è stata costruita da europei. Però bisogna capire e ricordare che si celebra la giornata della memoria in quanto la Shoah è stato un genocidio. E genocidi, diciamo, nella storia ce ne sono stati alcuni, ma non ce ne sono stati tanti. Noi nel Novecento possiamo ricordare il genocidio degli armeni, il genocidio in Cambogia o il genocidio nell'ex Jugoslavia, ma la scelta, diciamo, scientifica e diabolica allo stesso tempo da parte di Hitler e dei nazisti di sterminare un intero popolo, un'intera etnia, per motivi, potremmo dire, economici, politici, motivi che, come diceva Giovanni, ancora non si conoscono, era una scelta che non fa parte dell'umanità, potremmo dire. Noi oggi dobbiamo, oggi come ieri e come tutto l'anno, dobbiamo celebrare l'umanità, nel senso dobbiamo celebrare dei valori e anche la nostra società per come si è costituita, per come per il punto in cui è arrivata, e dobbiamo adoperare tutti i nostri strumenti politici, di dialogo possibili per poter far capire alle persone e poter evitare che si ripetano esperienze di questo tipo che appartengono all'uomo ma non appartengono, diciamo, alla nostra umanità. Grazie.
Ringraziamo il dottor Vincenzo Pedale anche e soprattutto per la puntualizzazione e l'attualizzazione che ha fatto rispetto alla pandemia. Ci stanno seguendo in tanti sulla pagina Facebook della Congrega Letteraria, vorrei salutare, qualcuno sta già anche cominciando a fare delle domande, vorrei salutare il professor Antonio Abbandone, il presidente della Prologo Cosimo Di Mauro, che sempre è partecipe vicino alle iniziative della Congrega Letteraria, alla professoressa Margherita Spinazzola, Alfonso Armando Cirinelli, abbiamo ancora Valentina Palumbo, Ornella De Pasquale e tanti altri che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook. A questo punto vorrei continuare con l'intervento del dottore Mariano Ciarletta, che ci proporrà un excursus storico sul tema della dissidenza, della marginalità, dell'inquisizione, della persecuzione, a partire dagli eretici che, come gli ebrei, venivano considerati una diversità da eliminare. Ma prima vorrei presentarvi il dottor Mariano Ciarletta, che nonostante la giovane età, come anche il dottor Vincenzo Pedace, hanno un ricco curriculum, veramente sono dei giovani molto preparati, è il caso di dire sono il nostro presente, i giovani succedenti sono il nostro futuro, invece i giovani sono il nostro presente e lo rappresentano veramente in modo encomiabile. Mariano Ciarletta è laureato in gestione e conservazione del patrimonio artistico librario alla facoltà di beni culturali di Salerno. Nel 2018 ha anche conseguito la laurea in lettere moderne con una tesi sulla figura di Giovanna d'Arco, eroina francese, eretica, cocchiera, donna, sulla quale ha anche scritto una monografia con la quale è arrivato al quinto posto al premio internazionale Montefiore. È autore di numerose sigle poetiche improntate su una ricerca introspettiva, con le quali attualmente ha vinto innumerevoli premi letterari, il premio Accademia di Pesci, il Carlo San Severino, il premio internazionale Madonna dell'Arco a Napoli, il gran premio della poesia di Sestriere e comunque tanti altri premi. Ha ottenuto anche un award per la categoria romanzo alla Università Costantiniana, una società americana che promuove giovani talenti, e anche il premio letterario nazionale Gagliani Ricciardetti. Mariano ha anche partecipato al festival fondato dal compianto professore Francesco Durante, da Ines Mainieri di Salerno Letteratura, appassionato di storia medievale, di scritti esoterici. Ha una grande creatività letteraria e con grande versatilità passa dalla poesia alle canzoni. Vogliamo ricordare in particolare la partecipato anche alla creatività, sì, la questione su Rai 1, e ci ha fatto onore e ha fatto veramente una bella figura con la sua preparazione. È autore di diversi contributi scientifici centrati sul tema della devianza e dissidenza religiosa in Italia e nello specifico nel Mezzogiorno. Ha partecipato come relatore a seminari nazionali ed internazionali ed è membro di alcune collane editoriali di ambito scientifico. Attualmente è dottorando in studi storici presso l'Università degli Studi di Salerno. Il suo progetto di ricerca si concentra prevalentemente sulla storiografia dell'Italia meridionale, sui movimenti radicali popolari moderni, dall'Ottocento al primo Novecento. È anche cultore della materia presso le cattedre di storia moderna delle facoltà di lettere, scienze della formazione e scienze politiche presso l'Università degli Studi di Salerno. A te, Mariano. Grazie Nello, allora anche io innanzitutto levo la mascherina e procedo con l'illustrare quello che è il mio intervento. Innanzitutto però prima di addentrare quello che è il contenuto del mio discorso vorrei ringraziare anche io tutti i membri della Congrega Letteraria, gli organizzatori di questa pregevole iniziativa, te Nello che sei sempre così professionale, il carissimo amico Vincenzo Pedace che mi ha pensato insomma per questo bell'evento, e tutti presenti, il sindaco, il professore che è qui con noi, e ovviamente i tecnici che stanno provvedendo a mandare in onda questa bellissima trasmissione, quindi Alfonso, Vincenzo, Mauro.
Bene, io da modernista vorrei introdurre il discorso, dopo ovviamente aver fatto complimenti al caro Vincenzo per la sua ottima esposizione, molto completa e organica per quanto riguarda l'età contemporanea, sul tema della diversità, ma anche sulla dissidenza per quanto riguarda invece il periodo moderno. Prima però di comprendere qual è stato il ruolo della comunità ebraica durante la modernità, è importante secondo me evocare un termine che soprattutto prosperi dal punto di vista storiografico in questi ultimi anni, di recente in particolare, ha effettivamente riportato in auge il concetto della memoria. Che cos'è la memoria? La memoria è una prassi politica, effettivamente uno sforzo del non dimenticare. E questo anche Alberto D'Angela, con una bellissima frase che ha detto la memoria serve per non compiere più gli errori del passato, effettivamente strumentalizza meglio quello che Prosperi ha detto nel suo libro L'identità, ma anche nella famosa La distruzione della memoria. Effettivamente quando uno parla di memoria intende il cosiddetto ricordo, ma ricordo vuol dire non soltanto conservare ciò che è accaduto. E qui cito in particolare una frase che è molto cara ad Antonio Romini, signor artista, che diceva l'obiettivo del ricordare, quindi in questo caso lui si riferiva alla componente archivistica, è però anche quello di far fruire la documentazione verso l'esterno. E qui la grandezza dell'archivio, ma il primo archivio che noi conosciamo è proprio quello umano, siamo noi gli archivi viventi, e quindi il racconto dei grandi eventi della storia, e qui la grandissima e meravigliosa parabola di Benedetto Croce, ogni storia è storia contemporanea, ci fa capire come alcuni eventi, alcuni grandi genocidi che ricordava Vincenzo molto opportunamente, sono nella contemporaneità, ma probabilmente, come vedremo in questo intervento, hanno delle radici anche nel passato. Ebbene, Marco Impagliazzo, in un articolo comparso due giorni fa su Avvenire, ha detto una cosa molto importante, ha detto talvolta per fare memoria è importante affidarsi a quella memoria dell'uomo. La memoria dell'odio che effettivamente è la base per cui noi ricordiamo la Shoah, il grande sterminio degli ebrei, ma in quante storie e quante volte per la storia e nella storia noi abbiamo conosciuto questa memoria dell'odio? Sono tanti, ve lo posso assicurare. Ebbene, non è curioso che nel 1953, questa è una ricerca che ho fatto quando ho preparato questa relazione, uno storico di Patto protestante, Agostino Ceccaroni, nella sua piccola enciclopedia ecclesiastica riprendesse il termine ebreo. Il 53 è un libro che schiocco, no? 1945. E Ceccaroni diceva una cosa significativa, diceva ebreo, il popolo randagio, quel popolo che non ha radici, quel popolo che quasi sempre è associato al concetto di diaspora. Questo concetto di diaspora è quasi come dire un abito cucito, no, sulla figura dell'ebreo, che però attenzione, durante la modernità e quindi dal XVI al XVII secolo si ritrova anche in altri popoli definiti come dissidenti. Ecco, come voi sapete, perché ho avuto, come dire, la fortuna di poter presentare un po' diversi lavori alla Congrega Letteraria, io mi occupo di valdesi e soprattutto di immigrazione valdese nel Mezzogiorno. Ebbene, i valdesi sono un altro popolo che ha adottato quel concetto di diaspora, che parte con gli ebrei, ma che arriva anche ad altre comunità dissidenti, perseguitate, marginalizzate, tant'è che una precisa storiografia, risalente soprattutto alla metà del XIX secolo, nel 1851, e precisamente Alexis Houston, parla di Israele esatto, cioè quel popolo che si sposta dalle Alpi per motivi sia economici, ma anche soprattutto per motivi confessionali, ed è costretto a volgersi in altre terre di cui effettivamente non conosce nulla. Famiglie intere sono costrette a lasciare la loro terra natia e a trovarsi nuovi territori in cui riescono ad integrarsi, ma con difficoltà, con delle differenze con cui loro in qualche modo devono rapportarsi. E qui nascono i nuovi grandi innesti che poi la storia presenta. Si scomoda tutto Ernesto Sestani, per esempio, scusate, sul tema dell'identità, tema attualissimo e importantissimo. Ma torniamo ai nostri ebrei. Ebbene, gli ebrei hanno una storia tormentata su cui soprattutto la storiografia degli ultimi 10 anni si è particolarmente espressa. Penso a
alle opere monumentali di Marina Taffiero che non possono essere citate. Penso ancora per esempio al recente volume di Manfreda, che ha scritto un bellissimo libro sulla presenza ebraica in Italia. Ma secondo me Prosperi è colui il quale, parlando del seme dell'intolleranza, riferimento soprattutto al 1492, la presa di Granada e quindi la prima grande persecuzione degli ebrei che viene poi condotta dall'Inquisizione spagnola fondata il 1 novembre del 1478, ha meglio chiarito che cosa questi ebrei hanno dovuto patire. Improvvisamente, come giustamente prima il sindaco diceva, questi si trovano ad essere perseguitati da un giorno all'altro, con appunto una bolla inquisitoriale che è compreso in quel grande fenomeno della Riconquista. Sicuramente però la storiografia che io vorrei qui presentare oggi, che è particolarmente importante per conoscere la presenza ebraica in Italia, è quella che dagli anni 70 agli anni 80 del XX secolo, e quindi attenzione anche in coincidenza con quella scuola delle Annali che era particolarmente attenta alla storia sociale, alla storia del diverso, dell'emarginato, del confinato, perché ovviamente si parla di diversità, di marginalità, di gente che è stata, come dire, messa ai margini di un'identità che era considerata superiore. Beh, questa storiografia in questi anni, in cui la scuola delle Annali ormai è la terza generazione, uno storico che è Cesare Ioni Zorattini, che a me piace sempre ricordare perché è importantissimo, soprattutto per l'Italia settentrionale, ha parlato delle prime vere persecuzioni e della prima forma di ghettizzazione. Ebbene, Zorattini ha compiuto un'ottima mappatura soprattutto del Friuli Venezia Giulia, dimostrando come la presenza ebraica dal 600 e poi soprattutto nel 700 fosse stata rinchiusa in spazi appositi. Spazi che poi non vennero attenzione risparmiati per esempio dalle calamità naturali, la peste del 600, come quel piccolo, i quali erano esterni e colpì anche coloro i quali, quindi gli ebrei, erano all'interno, con la differenza che gli ebrei si trovavano ad essere ulteriormente isolati. Ma un documento importante che nel 700 poi Zorattini mette in evidenza è quello del famoso permesso di incolato. Questo permesso di incolato era una pratica molto curiosa, approvata dal partito locale veneziano, che faceva sì che gli ebrei potessero sì commerciare i loro prodotti per strada in apposite zone, ma non potevano risiederli. Quindi tu ebreo puoi sì commerciare, però in un momento perché è diverso, quando finisce la tua attività devi ritirarti e ritornare nel tuo vivo. Quindi una forma di esclusione della società. Ma il documento secondo me più importante, ne parlavo oggi proprio con Alfonso, che anche lui è un tempo storico, è quello che riguarda il territorio di San Vito a Tagliamento, perché in questa città, sempre appartenente al Friuli, si è discusso molto non solo sull'attività generalizia appunto ebraica del 600-700, quindi sull'attività anche vissuta da della degli ebrei, ma sul fatto che gli ebrei non disponessero di un luogo dove si credevano morti. E ci sono numerosi documenti catastri che sono stati studiati da Zorattini, ma anche da altri studiosi, tra cui anche Taffiero, Prosperi, che ho citato prima, che hanno proposto queste petizioni, queste suppliche che gli ebrei rivolgevano all'aristocrazia cattolica per ottenere uno spazio dove inumare i loro defunti. Questo fa capire come anche il dire un cimitero ebraico, anche dinanzi alla morte c'è una differenza. Tu sei ebreo e non puoi essere sepolto dove ci sono i cattolici, i luoghi devono essere divisi. Perché, come accade con l'eretico, anche se attenzione, su questo Prosperi nel suo dizionario dell'Inquisizione l'ha spiegato molto bene, non possiamo assolutamente accostare gli eretici agli ebrei, sono due cose completamente diverse, perché ovviamente l'eretico è un dissidente, l'ebreo invece ha una fede ben precisa che però non si conforma ed è completamente diversa rispetto, se non avversa, ovviamente al cattolicismo. Ed è molto importante che alla fine questa problematica, questo contrasto che emerge da queste fonti tra, diciamo, la parte cattolica e quella ebraica per quanto riguarda l'accessione di questo cimitero durerà addirittura fino al XIX secolo, quindi fino all'Ottocento. Parte la fine del Cinquecento e si conclude, scusate, soltanto negli anni 50 dell'Ottocento.
La cosa che però è importante è che nella storia moderna gli ebrei, questo anche nella comune manualistica emerge, quando si toccano per esempio i regni di Filippo III, Filippo IV, sono quasi sempre stati un capo espiatorio. Perché questo? Perché se non si poteva accusare gli ebrei di eresia, c'era però bisogno di liberarsi di questa scomoda presenza attraverso stratagemmi politici. Così accade per esempio in Spagna nel 1609, quando sotto Filippo III e Duca di Lerma gli ebrei vennero accusati di diffondere la crisi, la peste, che appunto poi esploderà nel 1648. E così, in linea con quanto diceva Ginzburg nella sua storia notturna per quanto riguarda il periodo medievale, gli ebrei vengono per esempio accusati di collaborare contro i franchi, a favore quindi dei musulmani, avvelenando i pozzi locali, per esempio nel sud della Francia. Quindi l'ebreo è quella figura che viene riutilizzata e impiegata secondo un processo di identità attribuita, per parte quasi sempre inquisitoriale, fino al Medioevo, come capro espiatorio. Questo è molto importante che sia chiaro. E un altro evento si vede accadere durante la modernità, quando nel 1684, durante il famoso assedio di Buda, quando le truppe di Giovanni Sobieschi riescono ad aiutare il popolo di Ungheria a respingere i turchi da Vienna, si assiste a un fenomeno completamente parallelo, che però è collegato, il famoso assedio del ghetto di Padova. Questi ebrei che si trovavano a Padova, che non sapevano nulla di quello che stava succedendo a Vienna, allora erano completamente strani, questo ghetto viene assediato dai cattolici locali perché gli ebrei vengono accusati di aver patteggiato per i turchi e di averli addirittura sostenuti. Io vi faccio sempre importanti studi di Zoratini, su questo è stato un maestro, e solo grazie all'intervento dei patriziati locali veneziani si riesce a mediare, altrimenti il ghetto sarebbe stato distrutto. E quello del genocidio di cui parlava ovviamente Vincenzo, che è molto maggiore, anche in questo caso avrebbe visto però le vittime. Quindi corsi e ricorsi storici che si ripetono. Ovviamente, quali sono però le accuse che per parte inquisitoriale venivano mosse contro gli ebrei? Perché per esempio io molto spesso studio al fondo Sant'Uffizio di Napoli, nell'archivio diocesano, mi sono reso conto che ci sono molti processi contro ebrei che trattavano nella zona di Napoletano. Sicuramente Giovanni Romeo ha avuto la volontà di portare un inventario, ma che attendono ancora oggi i loro studi di approfondimento. Gli ebrei venivano accusati, un po' come verrà fatto con i valdesi, che verranno incriminati di Vodiseri, quindi un processo molto simile alla stregoneria, di compiere atti sacrilegi, come per esempio crocifiggere la cera, che era considerata un materiale sacro per i cattolici, praticare riti occulti attraverso i cuori dei giovani cristiani, quindi c'era una strumentalizzazione vera e propria da parte inquisitoriale, un'identità attribuita, costruita su questo potenziale nemico che doveva essere eliminato. Come riconoscere l'eretico? Questo è un altro problema che poi l'Inquisizione, già a modo di Spagna nel 1478, si pone, ma che raggiunge il suo apice nel 1570, con San Pio V. Perché San Pio V che cosa fa? Dice: l'eretico deve essere riconosciuto. Prima il mio collega Vincenzo molto opportunamente ricordava lo stigma, no? Il simbolo di riconoscimento che viene apposto sulla parte, no, destra, mi sembra, Vincenzo, se non sbaglio, dell'ebreo. E nell'età moderna era così. Nel ghetto non solo l'ebreo doveva indossare il famoso abitello, l'abito giallo, che era già un riconoscimento, ma doveva addirittura portare un cerchio. Questo cerchio era un marchio, che poi questa storia dei marchi ha, come dire, un corso, un ricorso dal Medioevo alla modernità, perché per esempio anche il capo, di nuovo, indossava le famose la separatora, erano delle croci gialle che servivano a identificarli. Quindi il diverso deve essere identificato, ma perché? Perché identificando il diverso noi possiamo immaginarlo dalla società. E infatti, come nel Medioevo, ma anche nella modernità, la cosa che era assolutamente vietata era il contatto tra il presunto ebreo e il cattolico. Matrimoni, contatti appunto anche carnali, erano assolutamente vietati, perché come l'eretico anche l'ebreo poteva contagiare, qui il grande discorso sul diritto di contagio che Vincenzo La Veglia, una scuola che riferisce a Rondò, a Caravaggio, a Portavavani, a Matrimoni,
insomma poi introdotto nella storia del vino. Quindi quello che mi teneva a mettere in risalto, concludo perché alla fine questo è pure il mio intervento in questo breve discorso, è che è giusto partire dall'età contemporanea, perché ovviamente Vincenzo ha detto una cosa sacrosanta: di genocidi ce ne sono stati tanti, ma ce ne sono stati anche pochi a livello, come dire, di massa di vittime. Ma noi dobbiamo dimenticare che, io sono crociano di formazione, quindi torno sempre a Croce, credo sia fondamentale guardare anche ai tanti genocidi della storia che si sono davanti. Purtroppo gli ebrei sono stati una costante da questo punto di vista, che dal Medioevo alla modernità e alla contemporaneità, con strumentalizzazioni diverse, con sistemi diversi, sono spesso stati, anzi sempre, perseguitati e quasi sempre appunto ingiustiziati e messi a morte. Io mi fermo qui, ringrazio il pubblico per l'istanza che ci sta seguendo e ricevo la parola al carissimo Marito. Grazie Mariano, grazie dottore Ciarletta per averci ricordato appunto questa memoria del dolore, averci ricordato di questo popolo randato, gli ebrei come popolo randato, ricordato anche gli irlandesi, che ugualmente erano appunto un popolo che viveva una dimensione particolare, e anche di averci precisato la differenza tra eretico ed ebreo, comunque considerati diversi. La persecuzione del diverso, quindi, dei secoli, anche nel Medioevo, la presenza degli ebrei già nel Medioevo, anche sui nostri territori erano presenti gli ebrei, già in tempi un ebreo a fondare la scuola medica salernitana, gli ebrei erano presenti in via della Giudaica, a Salerno, e fissavano le case di proprietà delle monache benedettine del monastero di San Giorgio, monache di clausura che erano tante proprietarie, alcune di abbadesse, le fissavano agli ebrei. Quindi abbiamo anche conosciuto questo aspetto particolare della storia degli ebrei. E quindi a questo punto vorrei farvi concludere questa serata, sempre poi ci sono delle domande, vediamo sulla pagina Facebook, le conclusioni le affidiamo al professore Antonio Garzia, già docente di latino e greco nei licei salernitani, che ci ricorderà che anche in Italia purtroppo ci sono stati dei campi di concentramento, la regia di San Sabba, il campo di posto, ma lasciamo che sia lui a parlarci e a ricordarci che anche in Italia purtroppo tanti sono stati coloro che hanno sofferto e hanno vissuto questo impegno. Prego. Grazie Danilo, buonasera a chi ci sta seguendo. Devo anche io ringraziare il professor Ciarletta e l'amministrazione che insieme anche diciamo così, alla nostra associazione ha promosso questa iniziativa, che era doverosa portare sicuramente diciamo così, alla conoscenza dei nostri concittadini. È stato già detto molto chiaramente sia nel tuo intervento come la persecuzione di un popolo, gli ebrei in questa fattispecie è qualcosa che viene da molto lontano. Sappiamo tutti che è iniziata addirittura nel 70 dopo Cristo, quando gli ebrei furono accusati appunto di essere stati dei cicli. Vabbè, e da lì è iniziata tutta quel quindi. C'è effettivamente questo argomento che si ripropone. Lo stesso Enzo ha dimostrato storicamente, effettivamente, in particolare nell'argomento che stiamo trattando, come il nazismo aveva organizzato in modo veramente impeccabile, industriale, sia tutta la relazione medica, ma in particolare tutto il mondo delle migrazioni attraverso le istituzioni finanche, e anche sembra ho difficoltà a dirlo, effettivamente è un problema di difficile soluzione, a combinare milioni di uomini. Questo oggi che significa? Noi ripetiamo molto spesso, che lo fare un po'
un discorso più vicino al cuore di noi. Quando ricordiamo questi argomenti, diciamo mai più. Cioè tutti gli appelli che appunto ci spingono al ricordo, alla memoria, a non dimenticare, appunto per non ripetere questi errori, questi odi, questi razzismi, queste opportunità, questi atti contro l'umanità. Corriamo però il rischio che questi appelli diventino sempre più, come dire, degli slogan vuoti, retorici, e piuttosto che un impegno che ci deve, come dire, ci deve tenere attenti nella quotidianità. Quando noi, per esempio, nominiamo Auschwitz, diciamo mai più Auschwitz, diciamo Auschwitz per semplicemente e simbolicamente nominare tutti i campi di odio, di morte, di odio e di sofferenza. Ma Auschwitz è, come dire, la conclusione, la parte finale di un processo, una campagna di odio che si nutre di atti e comportamenti quotidiani che vengono sottovalutati. E proprio di qualche giorno, ma basta andare tanto sui social o almeno, basta praticamente scorrere le cronache quasi quotidiane ogni giorno, questi episodi che si ripetono. Giorni fa, per esempio, che due ragazzini hanno aggredito e umiliato un ragazzo di 15 anni, ma tacciando di essere un ebreo e minacciando, anzi, inviandolo ai fondi prematuri. Cioè, questo che cosa significa? Stiamo parlando effettivamente di pochi giorni fa, oppure altre manifestazioni, la festa del Veneto, anche Franca, Lucia. Cioè, questo significa che effettivamente questi giovani, in particolare, io non credo che siano questi due ragazzi studiosi di storia, diciamo, moderna, che hanno poi maturato la scelta, ahimè, diciamo così, consapevole anche di cosa significa, cioè di scelta. Sono semplicemente il risultato della cultura che respira. Cioè, è questo il grosso problema che oggi abbiamo. Basta, è sufficiente quello che stiamo facendo? Io ho detto, anche perché, come giustamente il professor Cerretti ci faceva notare, cioè questi momenti, diciamo, di esclusione, io per vanno, anche di razza, si ripetono, ma non hanno mai raggiunto l'entità, la vastità, l'enormità di quello che è successo negli anni dei grandi progetti. Ma mettere assieme gli episodi di intolleranza, richiamando Auschwitz, richiamando i fondi della gente, è veramente preoccupante. È veramente qualcosa che noi non possiamo far passare, diciamo così, in secondo luogo, sottovalutato. Qui sono state già ricordate le leggi razziali, quindi vengo al punto che io vorrei spiegare nel mio intervento. Evidentemente le leggi razziali sono state ricordate a settembre del 38 del fascismo, il regime fascista di reazione della razza, e anche quelli sono stati, diciamo così, quasi un condimento del processo che quel regime, anche con piacere, diciamo, dalle altre esiste, ha portato avanti. Ma che cosa sono queste leggi se non la volontà di eliminare dalla vita sociale, è stato detto, attraverso addirittura strumenti legali, quindi è veramente qualcosa di enorme, di eliminare un popolo dalla partecipazione alla vita sociale, alla vita civile, alla vita economica. Qui è stato già ricordato, cioè il sindaco del suo intervento, ha messo l'accento appunto su come è stato possibile da un giorno all'altro dei bambini a scuola sono stati allontanati, perché questa legge, ripeto, per legge, ok, non c'è nessun atto di, voglio dire, di violenza, di intimidazione o arbitrario, la legge dello Stato italiano che prescrive di allontanare i bambini ebrei dal fratellare le scuole. Ecco, noi su queste cose dovremmo incominciare a riflettere.
E se andiamo a vedere poi che il regime fascista aveva il suo sistema di campi di internamento, dopo ce ne sono nel più 259 campi di concentramento, però stranamente soltanto di una minima parte, nel 50-54, ci sono notizie molto precise, c'è nel senso di capire quanti erano i numeri di internati, quali erano, eccetera. Questo che cosa significa? Significa che, come tutti i regimi totalitari tendono in qualche modo a nascondere quelli che sono, diciamo così, gli aspetti un po' più non presentati, no? Delle loro azioni. Ma durante la guerra, questi campi di concentramento, i fascisti nei territori occupati, li ha costruiti. Era una necessità per la cosa, ma c'era, e lì si sono perpetrati, se non a quei livelli, diciamo, di meticolosità, perché magari siamo forse a un tipo di altre categorie, quindi. Però anche in questi campi, voglio dire, gli stenti, le uccisioni esemplari, i maltrattamenti, le violenze, erano la norma, in Africa, nei Balcani. Ecco, queste memorie che noi abbiamo scoperte e ci pongono delle riflessioni e degli approfondimenti di questo sistema di internamento del regime fascista, che purtroppo noi abbiamo al suo tempo, con la guerra, considerato marginale. Che cosa è successo? Beh, motivi storici, motivi di opportunità, anche politica, hanno fatto in modo che certe realtà venissero in qualche modo, diciamo così, silenziate, minimizzate. Molte, per esempio, i campi di internamento, come i tedeschi, ma anche il regime fascista, molti di questi campi, poi, dopo l'armistizio, sono stati distrutti, sono state distrutte le testimonianze. E qui devo dire che effettivamente la storiografia, la ricerca storica, è ancora non all'altezza. Sarebbe auspicabile che effettivamente ci fossero delle ricerche, degli studi un po' più ampi, più approfonditi per arrivare alla realtà, perché quando prima è stato detto che la memoria deve servire a non dimenticare, questo è bellissimo. Però se vogliamo trasmettere una memoria che sia il più possibile vicina alla realtà, noi abbiamo bisogno di costruire la realtà. Cioè, ritorno a quelle due ragazzine che si sono scagliate in quel mondo, sono vittime di questa disinformazione, di questa non conoscenza. I giovani, non conoscono neanche i giovani, ma voglio dire, molti di noi non hanno avuto la possibilità di poter conoscere che cosa è stato il regime fascista. In Italia è mancata una Norimberga italiana, cioè è mancato un momento di approfondimento storico di quello che è successo, non tanto per, diciamo così, una vendetta, ma per aiutare a capire alle generazioni future quello che è stato veramente il regime, che adesso noi chiamiamo fascista perché è stato chiamato fascista, e il fascismo storicamente, ma tutti i regimi che hanno come partenza, il seme della violenza, dell'odio, dell'esclusione, arrivano. Quindi noi, secondo me, abbiamo il dovere di far capire ai giovani che cosa è effettivamente stato quel periodo. Noi abbiamo avuto due esempi, noi in qualche modo con la congrega letterale abbiamo già avuto la possibilità di parlare di queste realtà. Io qui presento, ci sono alcuni questi campi di internamento che dove possiamo vedere il numero di internati in Italia, ad esempio a Campania, uno dei campi più grossi, più numerosi, dove venivano, sono stati accolti ebrei, soprattutto, ma non solo, anche i cosiddetti italiani pericolosi, per capire.
tutti i cittadini che altro che qua, tutti i cittadini che in qualche modo vengono rilasciati di tre, per poter capire con quali criteri di giustizia e di equilibrio uno viene considerato, diciamo, pericoloso, viene allontanato in un campo di internamento che poi in quel sistema era l'anticamera del trasferimento in Germania. Ricordiamo che molti furono molti a Campania, perché ora noi abbiamo anche le leggere di Tucci, Palatucci, Palatucci era giusto per avere avuto la possibilità di risparmiare molte idee il viaggio di Napitone. Abbiamo presentato qui proprio in questa con la nostra associazione di libri di Antonio Forcellino, la ceramica sugli scogli, dove l'Amerson è uno dei protagonisti del periodo tedesco della ceramica di Trevisi, è uno dei maggiori esponenti di quel periodo che ha avuto la capacità con l'industria ceramica sacramentale, il Cese, poi la Mazzo, con le manifatture artistiche, ceramica sacramentale, è avuto uno dei maggiori promotori di aver trasformato la ceramica, facendo diventare un oggetto di uso quotidiano, ceramica artistica, certo, è breve, bene ma voglio dire che è stato qui da noi, eppure qui con le leggi razziali è stato internato nel campo di Fragamonti in Calabria. E non è che poi da lì abbiamo potuto conoscere anche la reazione che c'è stata sul nostro territorio, non sempre in verità di grande solidarietà nei confronti del Melamerson, anzi ci sono degli episodi poco piacevoli da ricordare, mi riferisco alle incursioni vandalissime, diciamo così, dell'abitazione abbandonata. Cioè, detto questo, ecco qui ripeto, mi ha impressionato veramente, neanche io la conoscenza di questa, di questo sistema di campi di concentrazione di internamento italiano sul territorio, stanno dappertutto, su tutto il territorio, al sud ce ne sono grandissimi, molti anche nell'Italia settentrionale, eccetera, soprattutto lì venivano contro i vicini di guerra, Balcani, Croati, Slovenia, lì è un'altra pagina, per esempio, della nostra storia, che andrebbe meglio approfondita. Noi in quelle zone abbiamo fatto ciò che tutti gli eserciti, diciamo, di occupazione fanno, in modo veramente uccidente, depredando, facendo un po' come è successo col genocidio ultimamente la guerra in Jugoslavia. Anche lì, anche quegli episodi sono stati silenziati e noi abbiamo avuto la possibilità, qui mi rivolgo a Alfonso che mi sta di fronte, col libro di Donnarumma, Pini Partigiani, e c'è stato effettivamente, abbiamo avuto la possibilità di capire che cosa è effettivamente è successo in quel territorio, dove 600.000 praticamente soldati italiani da un giorno sono stati praticamente abbandonati a se stessi e si sono trovati in condizioni di grandissimi difficoltà. Anche qui il discorso sulle foglie ogni volta che si ricorda qualche fine contrapposto, poi chiaramente insomma, violenza e violenza non ha nessun senso contrapporre, ma anche il discorso sulle foglie andrebbe inserito in questo contesto per capire cosa è realmente successo. C'è la lezione che dobbiamo avere noi, come dicevo prima, è di avere la forza, io non so se ci sono le condizioni, abbiamo questa voglia, visto tutti gli altri problemi, il tempo che è passato, sono passati 70 anni, ma fin quando non riusciremo a capire che cosa è stato veramente quel periodo, e quindi io non dico di fare nome e cognome, perché non è questo, ma aiutare la gente, i ragazzi, i giovani a capire che cosa ha significato il fascismo, perché noi non l'abbiamo mai fatto, ma ci sono state altre scelte, altre priorità, altre problematiche, c'era l'unità da ricostruire, c'era già sullo sfondo la guerra tra i blocchi, c'era la possibilità di dare una parte politica che incominciava a dare, diciamo così, delle preoccupazioni, sono state fatte altre scelte, ma questo non è parte della storia, non le possiamo né le vogliamo modificare, ma quello che è mancato, che manca nella coscienza nostra, di paese, non abbiamo ancora fatto tutti i conti con quel periodo. E questo secondo me è uno dei motivi per cui oggi abbiamo
questi bisogni, sì, che si rivolgono utilizzando slogan che richiamano, diciamo così, all'oppressione, richiamano alle persecuzioni, che chiaramente sono state anche quelle che stanno dicendo, ma in Cina è anche loro, non solo nella memoria, ma anche nel presente. Grazie Antonio, che siamo qui perché ci sono delle domande per te. Naturalmente tu sei stato il professore di scienze elementari, sai che purtroppo nei programmi scolastici è stata raccontata sempre una storia, ma non è stata data importanza a questo particolare periodo storico. Il professore Garzia ci ha ricordato quelli che sono stati i campi di concentramento in Italia, come abbiamo anche quello della risiera di San Sabato, la località in provincia di Brescia, che fu utilizzato dai nazisti nel settembre del 1943, l'unico dotato di forno crematorio, dove furono cremate 4.000 persone. Da quel campo sono partiti anche 63 convogli destinati ai campi di Dachau e di Auschwitz. Gli altri campi di concentramento furono quello di Posto, di Modena, allestito dagli italiani nel 1942, il campo di Bolzano Trieste, che fu attivo dall'estate del 1944 alla fine del secondo conflitto mondiale, quello di Sant'Anna di Stazzella, Lucca, quello di Borgo San Dalmasso, Cuneo, istituito dopo l'8 settembre del 1943 per andare in ebrei in attesa di deportazione. Quindi tanti sono stati i campi di concentramento, come ricordavo il professore Garzia, al quale poniamo una domanda. Salutiamo nel frattempo Pina Nastapicca, la professoressa Margherita Spinazzola, che ricorda che la questione razziale se la pose anche Shakespeare nel Mercante di Venezia. E vediamo la domanda che ci pone invece per il professore Garzia la dottoressa Mariangela Scanzione. Ci chiede Mariangela: la letteratura sulla Shoah è uno strumento valido tanto quanto la storiografia per comprendere la realtà? Sicuramente tutto è utile, anche se mi sento di fare una precisazione: la letteratura, perché la letteratura, come dire, elabora in qualche modo la realtà storica. È bene conoscere la realtà storica e poi ci avviciniamo alla letteratura, altrimenti se lasciamo solo il pezzo letterario forse possiamo, come dire, lasciare qualche margine di ombra, di comprensione. Un po' questo cerco di dire. Poi chiaramente tutto ciò che amplia le nostre conoscenze è sempre utile. Certo, certamente. Quindi abbiamo risposto anche a Mariangela, attenzione, e abbiamo due domande per il dottore Sarletta e una per il dottore Pedace. Dunque, chiede Romana Fasulo al dottore Sarletta: quanto è fondativo degli stati moderni l'antisemitismo? E ancora invece no, per te solo questa cosa. Quindi quanto è fondativo degli stati moderni l'antisemitismo? Allora, io innanzitutto ringrazio per la domanda, che è molto importante. Allora, ovviamente bisogna tenere conto di una cosa, io penso fondamentale, che la modernità ha un primo errore, ha un primo periodo che ovviamente noi conosciamo come l'antico regime, e viene anche conosciuto come il secolo della violenza del nulla, che riassumendo sono i 150 anni, che precedono la rivoluzione francese. Ora, durante questo periodo, ovviamente, la persecuzione del diverso, anche come dire, la cancellazione di una memoria diversa, quindi riferisco anche per esempio al genocidio calabro-valdese, no? Del 1561, la cancellazione dei ribellanti, coloro che si oppongono a un potere costituito, è una prassi, come diceva anche il professore, è una normalità che deve essere esercitata da un primus inter pares che esercita un controllo forte sul territorio. Quindi quegli elementi che non sono aggregati ma sono in distonia devono essere ovviamente eliminati. Questo ovviamente cambia poi quando con l'anticolonialismo, particolarmente Caraggianone, con il nazismo, ovviamente si dà un primo colpo forte, anche se
Per esempio, Pio IX era solito dire che gli ebrei erano coloro i quali lavoravano le strade di Roma, quindi continuerà ad esserci una versione di questo punto di vista, anche nel periodo, come dire, della lotta tra gli ebrei e gli ebrei. Quindi è importante, come dire, suddividere la determinazione che fa. Vorrei però suggerire alla dottoressa che ha fatto questa domanda più intelligente una lettura. Il dizionario di Proste sull'Inquisizione che io ho citato prima, il secondo volume, ha proprio una voce intera sull'antisemitismo della modernità. Quindi magari potrebbe essere utile dire, approfondire proprio prendendo questa pagina che risponderà sicuramente alla domanda che ha fatto la dottoressa, che ringrazio per l'invito di cuore. Grazie a te, Mariano, e quindi abbiamo risposto alla domanda della dottoressa Romana Fasolo. Invece abbiamo due domande per il dottore Pedace, da parte una di Adele Bruno, che chiede: è vero che molti ebrei fuggirono in Sud America? Leggevo di uno studio genetico l'ha condotto recentemente e che suggerirebbe questo avvenimento. Quindi la prima domanda è quella sul Sud America. Poi abbiamo invece un'altra domanda da parte di un amico italo-americano, sta seguendo appunto dall'America questo nostro incontro, che si chiama John Flitka, un appassionato, un caro frequentatore della rivista letteraria online. Che rapporto ebbe l'antisemitismo statunitense di inizio Novecento con quello europeo? Per un breve periodo ci fu anche un partito nazista d'America, quindi sono chiare le domande che ti pongo. Prego. Allora, intanto ringrazio Adele e... Bruno, abbiamo Adele Bruno e John Flitka. Quindi ringrazio Adele e John per le domande. E faccio ancora i complimenti perché siete transoceanici, no? Anche più terreno del futuro. Però scherzo a parte, visto che tra i saluti mi consentirete, c'era anche l'esempio della prologo di Pietrico, sono di Mauro, un saluto, che mi ha fatto un saluto particolare, un ricambio, un affetto. E allora rispondo alle due domande. La domanda di Adele sul Sud America. Allora, sì, è risaputo, diciamo, questa fuga che fu in massa, anche se non quantificata, da parte di nazisti o sostenitori del nazismo verso il Sud America, in particolare in Argentina, Paraguay, Brasile, cioè paesi che erano retti da dittature all'epoca e che avevano al loro interno, diciamo, anche una componente migratoria molto forte europea e tedesca. Ora, quale può essere, diciamo, la motivazione? Intanto noi ricordiamo, diciamo, tra gli esempi più lampanti di questo fenomeno migratorio, Eichmann, che era, potremmo dire, diciamo, tra alcuni dicono l'ideatore della soluzione finale, più che ideatore della soluzione finale, era sicuramente un burocrate che si occupò dell'organizzazione dei treni che portavano gli ebrei nei campi di concentramento. Eichmann, da nazista, fuggì in Argentina e quindi riuscì a scappare dal processo di Norimberga, successivamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma fu catturato in territorio argentino dal Mossad e fu portato in Israele, dove subì un processo che lo portò all'imprigionamento. In particolare su Eichmann è interessante il libro di Hannah Arendt, quindi La banalità del male, che raccoglie quindi tutti gli articoli scritti da Hannah Arendt che seguì il processo ad Eichmann in Israele in quegli anni e poi ne ricavò un libro. Così come Joseph Mengele, lo scienziato del campo appunto di Auschwitz-Birkenau, o Pribke, diciamo, i nomi noti, diciamo, nazisti in Sud America sono numerosi.
sono state, diciamo, è stata individuata una sorta di via di fuga, cosiddetta la missione Odessa, che portò una serie di nazisti in Sud America e ho denominato altrettanto la Rat Line, intendendo quindi i topi che fuggono dalle navi e quindi che in particolar modo fuggirono in Sud America. Ci sono numerose ricerche in merito. Inizialmente si addossava, diciamo, gran parte della responsabilità a due enti, la Chiesa Cattolica e la Croce Rossa Internazionale, in quanto molti di questi nazisti effettivamente riuscirono a fuggire e trovare rifugio in paesi in Sud America grazie quindi a queste reti della Chiesa Cattolica e della Croce Rossa Internazionale, che fornirono loro passaporti oppure quindi false identità, potremmo dire. Successivamente, diciamo, la storiografia ha un po' superato questa responsabilità, che comunque rimane, diciamo, in parte, e ha dato anche grande risalto soprattutto quindi al motivo migratorio, potremmo dire. Sostanzialmente noi sappiamo che Sud America ha accolto, a partire dalla metà dell'Ottocento, quindi per tutto il secolo successivo, grandi famiglie, numerose famiglie, numerosi nostri conterranei, italiani, nazionali e europei, tedeschi, che si rifugiarono lì che andarono lì in Sud America per costruire delle nuove ville, cercando, diciamo, e molti ci riuscirono, tra l'altro. E quindi, diciamo, questo è un altro filone, però è reale, diciamo, questo percorso che fecero molti nazisti. La seconda domanda, proveniente dagli Stati Uniti d'America, riguarda la presenza del partito nazista negli Stati Uniti. Come me lo spiego, come se lo spiega la storia? È molto semplice, credo, e allo stesso tempo è molto deplorevole. Però purtroppo, diciamo, in quegli anni, in quei decenni, in quella fase storica che viveva non solo la Germania ma il mondo intero, e quindi ricordiamoci la fine della prima guerra mondiale, l'avanzata del comunismo, il crollo di Wall Street, la perdita anche di certezze, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che all'inizio del Novecento si viveva una fase come più o meno negli anni 50 e 60 in Europa, quindi di sviluppo economico e di crescita, dove si pensava che questo sviluppo non finisse mai, quindi, diciamo, che il benessere si stava diffondendo e la gente quindi iniziava a vivere meglio, però allo stesso tempo che cosa comporta? Comporta, diciamo, il rovescio della medaglia è rischiare di perdere delle identità. Noi anche oggi, diciamo, dove viviamo nell'epoca, diciamo, con più ricca della storia, con il minor numero di morti della storia, con il minor numero di guerre della storia, con il minor numero di morti infantili, con il più alto tasso di alfabetizzazione della storia e così via, viviamo in una società che ha perso un ancoraggio, diciamo, ideale o anche di fede, diciamo, ha perso le capisaldi. Che cosa comportò quindi quella fase? In Germania, ovviamente, diciamo, tutte queste conseguenze, unita anche alle difficoltà della Repubblica di Weimar di costruire una identità politica forte, portarono quindi alla nascita e al rafforzamento del nazismo. Ma non dimentichiamoci, in Italia, qualche anno prima, 10 anni prima, il fascismo era riuscito ad insediarsi. In Spagna, nel 1936-1939, noi assistiamo alla guerra civile che poi porterà Franco, il generale Franco, quindi a governare con un regime di falangista lì, con tutte le dovute differenze, diciamo, tra di loro. Ebbene, tutti questi furono esempi che trovarono, diciamo, sostegno e interesse anche in altre parti del mondo, anche in altri luoghi insospettabili, come potevano essere gli Stati Uniti. Però bisogna ricordarsi di alcune cose. Gli Stati Uniti, prima di tutto, non entrarono in guerra allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma entrarono successivamente. Quindi anche negli Stati Uniti l'idea di combattere il nazismo, non solo per quello che faceva, ma anche per le sue idee, fu un'idea che si costruì e si saldò solo successivamente. Primo. Secondo, così come correvano le idee del nazismo, del comunismo, del fascismo in giro per l'Europa, correvano anche negli Stati Uniti per via dell'immigrazione, ma anche per via, appunto, della diffusione, no? Attraverso mezzi di comunicazione, libri e quant'altro, giornali, di nuovi ideali. E la rappresentazione, soprattutto comunicativa, di alcuni regimi, quale il regime, per esempio, nazista, la rappresentazione di forza, la rappresentazione di una razza superiore, e anche i risultati dal punto di vista economico e industriale che raggiungeva il regime nazista, chiaramente trovarono proseliti in un paese come gli Stati Uniti,
in una piccola frangia degli Stati Uniti. Questo è anche da ribadire, perché è vero che il partito nazista era presente negli Stati Uniti e ebbe anche lunga durata, nonostante si fosse scisso in varie organizzazioni, tuttavia ebbe una percentuale, una presenza molto poco rilevante, così come capitò d'altra parte anche al Partito Comunista. Noi, se pensiamo, no, gli Stati Uniti, gli alfieri dell'anticomunismo, parliamo della guerra fredda e quindi dello scontro, lo spionaggio, il controspionaggio e così via, anche negli Stati Uniti c'erano i filocomunisti, diciamo, o delle persone che simpatizzavano per le idee comuniste. Quindi il Novecento che cosa ha comportato? Ha portato la diffusione di idee, di ideali e anche il consolidamento attraverso delle nuove organizzazioni, quindi i partiti politici, in tante realtà in tutto il mondo. Gli Stati Uniti quindi non furono da meno, perché comunque, aggiungo giusto l'ultima cosa, in quella società, così come in altre società, si vivevano dei disagi. Gli Stati Uniti non avevano vissuto direttamente la prima guerra mondiale, ma avevano vissuto il crollo di Wall Street, molto e forse anche più di tanti altri paesi in Europa, ovviamente, e quindi la povertà, la disoccupazione, la perdita di valore e così via, ma anche la componente razzista. E ricordiamo che gli ebrei, che sono un'etnia diffusa in tutto il mondo, anche negli stessi Stati Uniti hanno avuto storicamente, diciamo, una presenza rilevante, perché così come c'erano le persone che si contrapponevano politicamente alla migrazione ebraica, c'erano anche da parte degli Stati Uniti una disponibilità, un'apertura verso l'arrivo quindi di nuove etnie, di nuove culture, e che poi diciamo, hanno portato anche, potremmo dire, col senno di poi, alla costruzione di un grande paese multiculturale e che ha giovato, diciamo, di questa differenza etnica e nazionale, diciamo, che proveniva dall'Europa ma proveniva anche da altre parti del mondo. Perfetto, quindi abbiamo risposto a John e ad Adele. Abbiamo le ultime due domande, non le prendiamo più perché dobbiamo chiudere. Abbiamo la domanda del dottore Pedace e del dottore Carletta. Dunque, chiede il professore Antonio Vallone: è possibile che i governanti e le confessioni religiose non sapessero dell'inferno dei campi? E se sapevano, perché hanno deciso? Grazie professore, è una domanda molto difficile, perché è difficile pensare, immaginare che i governi non prendessero dei provvedimenti, anche perché le informazioni erano diffuse. Proprio qualche giorno fa, ascoltando un'intervista allo storico Barbero, gli hanno posto la stessa domanda. E lui ha detto questo, diciamo, noi sappiamo per esempio che dai campi di concentramento, dal campo di Auschwitz e dagli altri, molti prigionieri riuscirono a fuggire durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi non tantissimi, però alcune persone riuscirono a fuggire alla prigionia, quindi prima della liberazione. Queste persone non tutti parlarono, alcuni decisero di parlare. In particolar modo si ricorda un episodio di due prigionieri slovacchi che scrissero una lettera che divenne, diciamo, che venne pubblicata dal New York Times, che diciamo divenne di diffusione universale a quel punto, ed era quindi durante la dominazione nazista ancora presente. Si dice: ma come mai? Si sapeva, perché c'erano anche delle testimonianze dirette, perché non intervennero? È una domanda che avrebbe fatto, diciamo, ai governanti dell'epoca, non a me. Quello che posso dire è che ha risposto in parte Barbero, il professore Barbero, e poi aggiungo magari una considerazione personale, è che primo, durante la prima guerra mondiale, le stesse notizie che venivano riportate dai prigionieri che erano in base dai campi di concentramento nazisti erano riportate sui comportamenti della Germania, no? Durante la prima guerra mondiale alcuni prigionieri tedeschi e alcuni prigionieri della Germania dicevano di aver subito, di essere state nei campi di concentramento, di aver subito trattamenti disumani e così via. Si scoprì successivamente che molte di queste testimonianze non erano vere. Quindi, diciamo, una prima motivazione che suggerisce il professore Barbero è questa: molti governanti decisero di non intervenire o di non usare queste testimonianze perché non erano sicure che fossero vere. Perché è chiaro, diciamo, anche io oggi potrei dire, questa, diciamo, è la storia, anche io oggi potrei dire
Anillo, prima che iniziassimo questa discussione, mi ha chiuso in una stanza e mi ha ripetuto migliaia di offese, faccio un esempio. E Anillo, non presente magari, non avrebbe la possibilità di rispondere, oppure dovrebbe sempre negare quello che io ho detto. E infatti io l'ho detto questa cosa, quindi non si sa. Ovviamente, diciamo, stiamo minimizzando un problema che è molto più grande. Quindi questa, diciamo, è una risposta del professore Barbero. L'altra risposta che posso dire e che posso dare è che i governanti dell'epoca veramente non, ad un certo punto non si sapeva bene come comportarsi con la Germania nazista e durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi ricordiamo, giusto poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la conferenza di Monaco, no? che viene celebrata da Mussolini, per esempio, come un successo, ma poi col senno di poi si è dimostrato, diciamo, un totale fallimento, perché una concessione di qua, una concessione di là a Hitler, e dopo che cosa succede? Succede, si prende quello, si prende quell'altro, e quindi scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Questo che significa? Che i governanti dell'epoca non sapevano, diciamo, con che diavolo di persona stessero parlando, e quindi non sapevano anche dove potesse arrivare la follia umana. Lo stesso Mussolini, diciamo, che abbiamo tirato in ballo più volte, non, diciamo, dai suoi comportamenti si capisce che anche lui non credeva che Hitler potesse fare sul serio, diciamo. Poi dopo ha fatto quello che ha fatto anche lui, perché si è adeguato, perché ci credeva, questo non, diciamo, ovviamente la storia vede che cosa è successo, non le motivazioni precise o le opinioni. Però è successo quello che è successo, perché diciamo l'Italia poi ha aderito a una serie di politiche e ricordato le leggi razziali. Quindi i governanti europei, fino per esempio all'ingresso, a quando Churchill divenne primo ministro inglese, o fino a che l'Unione Sovietica non riuscì nella battaglia di Stalingrado a sostenere l'avanzata dell'esercito nazista, non è che aveva preso una decisione. Quando ci fu, ad esempio, e quindi concludo, lo sbarco a Salerno, gli americani, gli alleati, non è che avevano deciso o erano convinti di sostenere gli italiani, diciamo, quelli che si contrapponevano al fascismo, che li avrebbero voluti aiutare, diciamo, sto banalizzando, però, diciamo, storicamente la cosa è che gli alleati inizialmente dissero noi vogliamo una resa senza condizioni degli italiani, ma vediamo noi, diciamo, come entrare, tant'è vero che si parlava di varie rotte, non era stabilito che l'ingresso fosse in Sicilia o comunque a Salerno o dove poteva essere, si parlava della Grecia, si parlava di un intervento in Adriatico, per esempio. Quindi lo scenario di guerra che si evolve continuamente ti porta a dover prendere delle decisioni. Diciamo, per fortuna quella storia, la storia nazista è finita, e per fortuna magari sono state salvate molte vite umane e se ne potevano salvare molto di più. Diciamo, l'insegnamento che prendiamo in conclusione è che cerchiamo di essere un po' più lucidi e cercare di interpretare le persone prima che poi sia troppo tardi. Perfetto, abbiamo risposto quindi anche al professore Antonio Avallone. Andiamo per l'ultima domanda che ha posto la Ilaria De Santis, che chiede a Ciarretta, al dottore Ciarretta: c'è il filo rosso diretto dall'antisemitismo di Lutero a quello nazista? Allora, questa è effettivamente una bella domanda, un complimento insomma a questa De Santis per avermela fatta. Allora, sicuramente Lutero, un'opera pubblicata nel 1537, che è degli ebrei e delle loro bisogne, è particolarmente duro. Lui addirittura si scaglia contro i rabbini, vieta loro di predicare, cerca anche di convertire la comunità ebraica, e questo ovviamente deve fare scalpore, perché molto spesso si crede che le persecuzioni come le tentate conversioni siano state perpetrate soltanto dalla Chiesa cattolica attraverso il gruppo di Inquisizione. È bene invece capire che anche i riformati da parte loro, soprattutto i calvinisti, avranno un proprio sistema, appunto, di repressione. Un grande esempio, giusto aperto e chiusa parentesi, è il processo di Michele Servelli, per esempio, che verrà appunto portato avanti da Giovanni Calvino. Quindi la persecuzione da ambo le parti, perché esiste una chiesa luterana, esiste una chiesa cattolica, e quindi la dissidenza, la marginalità, ciò che si muove all'esterno, come ho detto prima, non si conforma, deve essere appunto repressa.
Ora, riguardo la questione del filo rosso, io qui non sento assolutamente di dire di no, perché è possibile che ci sia un filo rosso, però bisogna essere cauti, perché un grande storico molto importante, che Scipione Guarracino, ci ha spiegato che ogni periodo storico ha comunque un proprio contesto di riferimento, in cui ci sono ovviamente delle cause che poi generano delle conseguenze, quindi potrebbe esserci questo filo rosso, però diciamo collocare l'idea come base addirittura di questo antisemitismo che è ben più grave della realtà contemporanea, secondo me, secondo il mio personale punto di vista, è eccessivo. Fermo restando che io non sono uno specialista di Lubecco, per esempio a questa domanda dovrebbero rispondere, sicuramente risponderanno meglio, gli specialisti proprio della riforma protestante. Però mi sento di dire che bisogna essere cauti quando secondo me si fanno come dire, dei parallelismi tra le diverse epoche storiche, perché non è detto che siano da escludere, ma comunque bisogna compiere un'indagine molto approfondita. Sicuramente però quello che diceva Ilaria è corretto, Lutero fu durissimo nei confronti degli ebrei e questo è il bello che poi viene pubblicato proprio nella testimonianza. Quindi sì, c'è come dire una versione molto forte, soprattutto nel tentativo prima di convertire, poi Lutero quando si rende conto nel 43 che gli ebrei non possono essere convertiti, allora si passa a una vera e propria persecuzione armata. Perfetto, abbiamo risposto quindi anche ad Ilaria De Santis, ormai 1:45 che siamo collegati, quindi sicuramente è il caso di chiudere questo ricordo, questa celebrazione del giorno della memoria che anche qui a Vipi era d'obbligo fare, come sempre facciamo ogni anno. Abbiamo parlato di memoria del lodo, di memoria che significa appunto ricordo di chi è morto e di chi è sopravvissuto, ma significa anche monito a non dimenticare e a tenere alta l'attenzione affinché momenti drammatici come quelli vissuti dai vari sopravvissuti come Terracina, Emiliana Segre e tanti altri non si verifichino mai più. È importante conoscere il passato se vogliamo che quel passato non si ripeta. Ringraziamo il sindaco Giovanni De Simone che ci ha ospitato qui in questa meravigliosa aula consiliare, ringraziamo il dottore Vincenzo Pedace, ringraziamo il dottor Mariano Sarletta, il professore Antonio Garzia e l'Alfonso Vincenzo Mauro, direttore artistici della Congrega Letteraria, e ringraziamo tutti voi che ci avete seguiti sulla pagina Facebook. Buonasera a tutti.